a ferire, piccolo bambino, sarà anche. Nostalgia della casa. È più di un anno che vivo a Ghetto, nella mia città di Teresina, e quando penso alla mia casa so bene di che si tratta. Oh mia piccola casa, mia casetta, perché mi hanno strappato da te? Perché mi hanno portato nella desolazione? Perché mi hanno, no, nell'abisso di un nulla senza ritorno? Oh, come vorrei tornare a casa mia, fiore di prima nera. Le stufe partivano dei tubi che finivano in una linea centrale. I tubi erano rivestiti di mattoni. Questi rivestimenti servivano da tavoli. Le stufe erano accese solo di rado. Mi bastò saltare dal vagone tra la resta della bambina per sapere che l'essenziale lì era badare al proprio interesse, assecondare quelli in alto, fare una buona impressione, stare lontano da quanto poteva tirare sotto. Quando ci stesero sui tavoli nella sala d'agitazione, ci frugarono dappertutto per cercare attenzioni, svanirono ultime tracce della nostra vita abituale, famiglia, casa, professione, proprietà, erano concetti cancellati con la prefettura dei nomi. E già cominciavamo a vivere secondo nuovi concetti, ci adattavamo a un mondo che diventò normale. Per quelli decisi a viverci, legge suprema era mantenersi sani, mostrare forza fisica. Io mi attaccavo a quelle che erano troppo deboli per consumare la propria razione e mi impadronivo di questa. Alla prima occasione mi mettevo in agguato quando stava per morire una col pancaccio migliore del mio. La nostra ascesa nella nuova società cominciava nella baracca. Dal posto nel fango gelido cominciavamo a conquistare i posti caldi in alto.